eccoci qua, pronti, puntuali, dopo appena 12 ore, 11 ore e 30 di live, eccoci per fare il videino del riassunto delle prime impressioni di questa patch. Non voglio farvi perdere tempo, quindi non mi perderò in grandi discussioni. Diciamo subito che per quanto mi riguarda, salvo difficoltà a entrare in partita, risolvibili, andando nel vostro launcher e selezionando un solo server, tipo Europa Sud, è molto più facile che entri in partita, è normale che ci siano un po' di difficoltà al primo giorno del wipe, le ho avute anch'io. Ma al netto di quello, forse uno dei wipe più avvincenti, veramente, lo so che lo dico tutte le volte, ma questo forse supera addirittura il wipe famoso di Reserve che ha lanciato Tarkov al pubblico di tutti. I cambiamenti grossi che abbiamo nella schermata del menu non sono così grandi, c'è Achievement, che però possiamo anche farne a meno, non è nulla di eccezionale. Quindi nella schermata principale abbiamo poche novità, nell'hideout sono invece presenti delle stazioni nuove che però ancora non ho avuto la possibilità di sbloccare, ci sono però delle quest nuove, ve ne parlo tra poco, quindi nell'hideout c'è roba nuova in questa zona che ancora non ho avuto modo di sbloccare, per il resto è sempre la solita roba. Nella sezione overall adesso abbiamo le statistiche per lo scav e per il PNC, forse era un qualcosa che avevamo già in passato e in teoria più avanti sarà possibile anche scegliere quale statistica mostrare al resto dei giocatori. Passiamo subito ai vestiti. Vestiti e possiamo vedere che c'è per i... Io ovviamente ho scelto Usek come sempre e c'è Boss Delta e Defender. Questo è il nuovo vestito, una bella maglia scura per gli Usek che ci mancava e un pantalone tattico con le manette appese e un tourniquet a cintura. Va bene. Detto questo, nuove quest che sono tutte quante in Ground Zero, la nuova mappa che adesso facciamo un bel ride di pratica senza scav, così entriamo e ve la mostro. È una mappa molto piccola, guardate, proprio qua sotto combinazione c'ho la finestra di Photoshop aperta dove ho la mappa di Streets con la mappa di Ground Zero, che poi, vabbè, fai anche che sia grande così, è comunque un quartiere di Streets. Cioè, la mappa è veramente minuscola. E sembra grande, ma non lo è. È grande perché intorno i grattacieli sono immensi. Sono fondamentalmente sei grandi blocchi di edifici. Abbiamo Terra Group, Empire, Nakatani, Capital Insight, Fusion e Skyside. C'è anche un sottosuolo. E per farvela breve, cerchiamo di sintetizzare, abbiamo il grosso edificio Terra Group, che è un punto focale importantissimo. Empire, caratterizzato dal fatto che c'è Tar Bank, quindi la banca, l'edificio della banca. Nakatani è un'uscita, ha una grossa scritta rossa. Capital Insight, uno degli edifici di spawn, è un edificio pieno di marmo, diciamo un edificio dove si vede che giravano i soldi. Fusion è la parte più commerciale, dove sono presenti degli uffici, co-working, negozi, eccetera, così come Skyside. Sono rispettivamente alla destra e alla sinistra della grande strada che si avvita su se stessa per andare nel sottosuolo. Andiamo subito a vederlo, così nel frattempo faccio anche che dirvi dove sono le quest. Allora, io in questo momento sono spawnato esattamente nel sottosuolo. Ci sono diverse porte che ci consentono di accedere alle scalinate che vanno su, ma io vado proprio alla strada di cui vi ho appena parlato, in modo da essere più chiaro possibile. La strada è di qua, perfetto, iniziamo subito bene. Andiamo in giro col coltello che siamo più veloci. Allora, questa, come vi dicevo, la grande strada che si avvolge su se stessa e va dal livello principale al sottosuolo. Vi segnalo inoltre un piccolo gioiellino, una stanza che ho trovato che richiede una chiave, ma in realtà no, ovvero questa stanza sottoscala che può essere tranquillamente sfondata e all'interno ha diverse scatole, non ora, ma spesso scatole di armi anche di grande dimensione, come questa qua. E va bene, abbiamo trovato cose, perfetto. Bello, SJ6 che mi aiuterà a finire questo video più in fretta. Vi consiglio di fare tanta attenzione a tutti i graffiti che trovate in questa mappa, perché vi segnalano cose importanti sulla mappa, dove sono le estrazioni, dove potete e dove non potete andare. Per esempio, ecco che lì abbiamo un piccolo segnale che dice ci sono le mine, quindi meglio non andare da quella parte lì. Le vedete proprio qui, guardate. Mine, meglio di no. Qua a destra invece dovrebbe esserci la... Eccola lì, c'è l'uscita con gli sniper e dovrebbe essere, quando mi avvicino,
Eccolo qua, vedete, c'è il graffito che mi dice questa è la parte del flare di segnalazione. Questa infatti è l'uscita che si chiama, forse non ce l'ho, Mira Prospect. È proprio questa, l'uscita, si spara il flare e si va via. Esattamente come in Strizza, ma vedete che è pieno di segnali ovunque che insistono sul farvi entrare in testa un determinato concetto. Passiamo quindi a livello strada principale. Come vi dicevo, potete vedere che sulla destra abbiamo il grande edificio Fusion, un enorme grattacielo, non possiamo accedere a tutti i piani, ma è un grattacielo commerciale. Questo complesso, che se non sbaglio è Sky Limit, vediamo un pochino, facciamo un controllino. No, Skyside. Skyside, dove è presente anche la vineria della quest che comparirà dopo debutto di Prapor. Tra parentesi, il vino è dentro la cantina nel retro. Oltre Skyside abbiamo l'edificio Terra Group, che si vede è quello gigantesco pieno di fiamme. Oltre Skyside, superato sulla sinistra, laggiù sotto Unity Credit Bank, abbiamo Emercom, si intravede la tenda medica, che è tra l'altro una delle quest, una delle primissime quest di andare a quel punto di estrazione lì, che è appunto punto di estrazione proprio sotto l'insegna di Unity Credit, Emercom Checkpoint, di cui si scende di nuovo sotto. Questi sono tutti edifici finti, diciamo. Ecco che questa invece è l'uscita a sinistra, dove c'è scritto Don't Shoot di Terra Group. Questa è l'uscita in cooperativa, Scav Checkpoint. Vedete, Scav Checkpoint che chiede di estrarre con uno scav. Io ho scelto di utilizzare i tasti di base, Telly. Entriamo quindi nel parcheggio di Terra Group, che è tra l'altro una delle zone dove è necessario venire per la quest iniziale. È semplicemente qua. Entriamo nel complesso principale. A destra delle macerie, proprio all'ingresso, dove c'è, questo è l'ingresso principale, dove c'è il gattone, girando a sinistra arriviamo agli ascensori. Al fondo degli ascensori c'è lo scienziato che vi chiederà di trovare nella quest. Nelle tasche dello scienziato ecco che abbiamo la chiave dell'ufficio, chiave Science. La chiave si trova al piano superiore. Porta numero 4. Questa qua. L'hard disk lo troverete qui, vicino al computer acceso. Che tra l'altro, fun fact, a quelli di Battlestate evidentemente piacciono gli sfondi del computer che piacciono anche a me. Perché questo è il mio sfondo. Ehe. Dunque, quindi usciamo da Terra Group, continuiamo a muoverci verso sinistra, quindi giusto per darvi, come sempre, un minimo di feedback su quello che stiamo facendo, noi in questo momento ci stiamo muovendo in questo modo qua. Allora, abbiamo avuto modo di vedere. Siamo spawnati sotto, vi ho fatto vedere rapidamente Fusion, vi ho fatto vedere rapidamente Skyside. Quindi ci siamo mossi sul lato, siamo passati qui dentro, Terra Group, e ora ci stiamo muovendo lungo la sinistra. Sto andando a Police Checkpoint, ok? Eccoci qua, Police Checkpoint. Police Checkpoint non è altro che la macchina. Macchina che dovremmo utilizzare per la quest gomma bruciata, burning grabber di Skier, se non vado errato. Proseguiamo, quindi siamo usciti da quella zona e stiamo adesso costeggiando l'edificio Empire.
chiarissimo, Empire. Tra l'altro dovrebbe, correggetemi se sbaglio, la stanza con la mina è a Empire. Comunque fate attenzione, ci sono delle mine in giro, ma ripeto, è tutto segnalato, basta guardarsi intorno. Se c'è una porta con una grossa croce che dice no, no. Anzi no, è qua, credo che sia qua la mina. Proprio qua, guardate. Chiaramente no. No, no, è scritto benissimo, keep out. No. No, giri l'angolo e ti pigli la botta, ragazzi. Quindi no, va bene? Quindi questa è Tarbank. Siamo nell'edificio che vi dicevo prima. Ve lo ripeto, di nuovo Empire. Siamo esattamente qui. Questa tromba delle scale, scendendo, torno nel sottosuolo, andando sopra, superando delle scale con il filo spinato, raggiungo uno delle mitragliatrici fisse che devo scoprire per le quest. Mi raccomando, non attraversate il filo spinato, sfruttate la nuova funzione di scavalco per evitare il danno e correre sul mancorrente. Molto facile. Questo va su YouTube, ovviamente. Quindi adesso questo qua è Empire, dall'altra parte abbiamo Fusion, che l'abbiamo visto poco fa. Tra Fusion e Capital Inside c'è il concessionario Mercedes, davanti a Gagarin Hotel. E all'interno di Capital Inside è presente l'altra fissa che dobbiamo prendere per la quest. Nello specifico, esattamente là. Ultimo piano. Per concludere, vi ho mostrato praticamente tutto. Manca un unico edificio che è appunto Nakatani. Nakatani è anche l'ultima uscita. Attenzione agli sniper, come vedete è tutto segnalato, non ci sono sorprese in questa mappa, è tutto chiaramente indicato nel modo più leggibile possibile. Lì costoro l'ho fatto vedere a inizio video, questo va su YouTube, Giovanni. Nakatani, sufficiente andare alla tromba delle scale, si scende di un paio di piani e quando arrivate a Get Ready, questa è l'estrazione. Vi ho fatto vedere tutto, questo era in 11 minuti il tutorial completo per quanto riguarda Ground Zero. C'è loot ovunque, veramente non è il caso di fare loot specifico dove vi faccio vedere posti, cose da vedere, perché basta esplorare, il ride dura tantissimo, il cibo è molto molto facile da trovare, per cui non ci sarà problema di morire di fame. E dovreste riuscire a orientarvi nella mappa grazie a questa piccola guida che ho fatto. C'è loot, basta andare piano, ci sono gli scav, si vedono lontani e tutto quanto. Perfetto. Si trova in Skyside. Qui. L'ho fatto vedere poco fa, lo rifaccio. Questo è il negozio di vino. Bene? Fatto 50 minuti, certamente favorisce i player nuovi. Quindi questo era appunto il Ground Zero. Devo dire, mappa che a me fortunatamente gira molto bene. Faccio tanti FPS, faccio più di 120 FPS. Mi trovo davvero molto bene. Che dire, per quanto mi riguarda, un grande successo questo inizio wipe. Parleremo più a lungo di altri fattori, come ad esempio le plate, che come potete vedere purtroppo io è andata male questa prima stream, ho sofferto parecchio, ma potete vedere che ci sono appunto armature che adesso hanno le piastre all'interno, così come posso farvi vedere il rinculo attuale di Tarkov, e ve lo faccio vedere con un M4 che dovrebbe subito farvi capire di che cosa stiamo parlando. Il rinculo, rapidamente, la mia impressione è che abbiamo fatto sicuramente un cambiamento nella direzione corretta, perché non si impennano più le armi, ma spingono indietro come nella vita reale. Il problema è che spingono troppo poco, perché è veramente, veramente troppo, troppo poco il rinculo. Sparo la sagoma vicina, ma questo è un M4 completamente stock, e l'effetto che ha sulla sagoma è questo. Una cosa del genere mai nella vita. E se pensate che questo non sia abbastanza, non so se vi ricordate come sparavano una volta queste armi, permettetemi di farvi vedere come si comportano le pistole, perché purtroppo il nuovo rinculo che non impenna le armi è stato in qualche modo portato anche sulle pistole che invece dovrebbero impennare. Quindi rinculo delle pistole nuovo è questo.
quando conoscerete una persona che nella vita reale spara 18 colpi nel tempo in cui li ho sparati, fa una rasata del genere, fatemi un fischio. Ho detto tutto, giusto ragazzi? Aiutatemi chat, ho dimenticato qualcosa? Rinculo, il furgone l'abbiamo visto, non andategli contro se vi punta la torretta, ne parleremo meglio nei video futuri perché oggi non ho giocato tanto Streets of Tarkov. Perfetto, vi ho fatto vedere Ground Zero, vi ho fatto vedere il rinculo nuovo, abbiamo parlato delle placche, guida completa di tutte le quest di Ground Zero che ho scoperto per adesso, perdita di dati scavalcando la fixeranno, giusto perché so che volete la caramella finale, vi faccio vedere, e piace molto anche a me, il Seagame CX Spear, veramente uno spettacolo di fucile. Eccolo qua. Eccolo qua. E non vedo l'ora di mettere le mani su questo gioiello assoluto. Bellissimo. Con tanto di Tango 6T, il mirino relativo LPVO della Six Hour. Bene, l'avete visto? È stato un piacere. Se state vedendo questo video vuol dire che probabilmente tra poco sarò live. Il video lo carichiamo... Anzi, il video lo carichiamo subito. Esce alle 8 del mattino questo video. Alle 12 siamo live. Massimo all'una. Salutazioni.